scusa. Possiamo cominciare, no? Intanto chiedo scusa per il ritardo, ma si sono sovrapposte due conferenze stampa, una della lista di doveva essere diversificata, quindi siamo un po' in ritardo. Noi oggi presentiamo la lista che vedete sopra il tavolo, che è Cittadini per Antonio Bertoncello Sindaco. È una lista nuova che si aggiunge alle altre delle elezioni passate e che ha dentro di sé alcuni significati che adesso cercherò di esplicitare. Allora, innanzitutto la lista è prevalentemente di colore arancio e l'arancio è stato scelto per molti suoi significati. È simbolo di forza e resistenza, rappresenta energia fisica e creatività. L'arancio stimola il movimento, l'indipendenza, la fiducia in se stessi, libera dalle paure e dai condizionamenti. Non sono ovviamente frasi mie, ma sono frasi ricercate dai libri di testo che affrontano questi argomenti. Per quanto riguarda il logo, è un logo colorato e moderno e oltre al nome del candidato sindaco sono inseriti delle figure geometriche colorate che vogliono comunque rappresentare la modernità, il movimento, il rilancio e la salute. Uno dei temi più grossi che si sta parlando in questo periodo è che proprio di essere rilanciata dopo un periodo commissariale e deve salire. Le figure geometriche che sono dentro il logo rappresentano frecce evocative del rilancio, ma anche al tempo stesso edifici, case e perciò comunità e quindi famiglia. Il colore base è l'arancio, come dicevo prima, colore anche scelto dalle ultime campagne elettorali. Le forme geometriche hanno colori freschi, giovani, il verde richiama l'ambiente, l'azzurro le acque che caratterizzano Portoquaggio. Ecco, questo è il lavoro che abbiamo prodotto per cercare di rendere esplicito il nostro simbolo, il simbolo di una nuova lista, come dicevo prima, che si aggiunge a quelle già presenti. Questa lista si aggiunge assieme alle altre due tradizionali della Portoguaro che vogliamo, Città per l'Uomo, che erano quelle della volta passata, e entrano dentro in coalizione assieme a altre tre liste, una del Partito Socialista Europeo, l'altra del nostro Sovere di Città Futura e l'altra è la lista di Pietro. Quindi noi ci troviamo presente allo stato attuale delle cose, il candidato sindaco Antonio Bertoncello ha sei liste di riferimento. Perché siamo arrivati a questo punto? Siamo arrivati alla decisione di presentare una lista ai cittadini per Antonio Bertoncello perché abbiamo recepito dopo le ultime elezioni e nel periodo che intercorre tra le precedenti elezioni ed oggi e anche per la verità come già dichiarato per alcuni sondaggi che evidentemente la gente aveva bisogno di novità. Aveva bisogno di rapportarsi di più alla società civile, aveva bisogno di uscire dalla logica delle persone che fanno politica da molto tempo e mettere dentro anche un po' di persone, di associazioni nuove che della politica hanno avuto un approccio molto limitato o nullo e che danno attraverso le loro persone, la loro faccia, la volontà che anche a Portoguaro si può cambiare, che la politica non è di pochi, ma che può sicuramente rappresentare la società civile. Quindi è con questo spirito, non in antagonismo o non in competizione, fra liste della stessa coalizione, ma l'abbiamo fatto proprio per raggiungere questo risultato. È uno sforzo progressivo che noi stiamo facendo. Siamo partiti con la Portoguaro che vogliamo, abbiamo aggiunto la città per l'uomo, che dentro ha anch'essa dei valori specifici che si integrano a quelli complessivi nostri, e quest'anno, essendo a distanza di un anno dalle elezioni scarso, abbiamo voluto presentare una lista civica che è poi abbastanza prassi nei comuni che vanno a votare, eravamo solo noi che non avevamo una lista civica.
siamo arrivati a questo con un percorso articolato, collegiale, perché si potevano, ci potevamo continuare a competere per votare anche con il PD, ci potevamo anche presentare con due liste unificate il rapporto uguale che vogliamo a Città per l'Uomo. Abbiamo fatto un percorso comune con molte persone e siamo arrivati a questa conclusione. Io vorrei anche su questo adesso dire la lista così come è composta. È una lista di non professionisti della politica, è una lista di persone che vogliono mettere la loro faccia e la loro professionalità, la loro competenza, la loro giovinezza, il loro modo di vivere a disposizione della città. Sono 20 persone, speriamo, 20 ci sono, ma dobbiamo utilizzare anche le altre liste. Alcuni nominativi non sono tutti definiti, però abbiamo in questa lista 8 donne e 12 uomini. Quindi è un mix, un brutto termine, per dire che abbiamo anche tenuto conto, voglio dire, del, proprio di questa ormai tendenza forte di far partecipare sempre di più le donne alla politica, avvicinare alla politica, nonostante abbiano anche impegni differenziati rispetto al genere maschile. Un altro elemento molto importante di questa lista, non sono tutti presenti oggi perché c'erano gli impegni, è che ci sono 8 giovani, tra questi giovanissimi. Io potrei nominare Leonardo che frequenta al quinto liceo, potrei nominare Russo che sta facendo la tesi di laurea, potrei nominare Della Via che sta facendo l'università, potrei nominare anche qualcun altro che si sta avvicinando e che completerà anche la lista. Io non so se poi c'è Morlino, che è giovane e sta facendo un lavoro anche, voglio dire, conosciuto, insomma, che non so se fai ancora il cameriere qua, ma è cambiato sempre cameriere. Abbiamo tre pensionati, abbiamo gente che ha delle professioni, abbiamo molti medici perché si interessano di medicina, quindi non ci sono persone che nel passato si erano candidate in una forza politica. Quindi questa è la grande novità e la grande speranza, se vuoi, nel senso che abbiamo voluto verificare nel campo se ci sono persone che per colpa della politica, colpa anche nostra, non sono state mai contattate, sono state lasciate ai margini delle decisioni della città, e con questa operazione vogliamo ricondurle a governare e dare una mano a riscattare questa città. Questo è lo sforzo che stiamo facendo e che vogliamo fare con questa presentazione di lista. È chiaro che attraverso le 20 persone che rappresentano questa lista, noi vogliamo intercettare i bisogni della società civile e addirittura avvicinare molte altre persone alla politica, non a un partito, alla politica. L'altro significato che vogliamo dare di questa coalizione è che noi abbiamo caratterizzato, e tutte le nostre iniziative si caratterizzeranno, non su una valenza partitica o politica, che è un grande valore della democrazia, ma la stiamo tarando in termini di amministrazione. Quindi noi dobbiamo amministrare una città, non dobbiamo fare leggi, e quindi sulla base di questo indirizzo generale, tutte dall'anno scorso, dalla volta passata ad oggi, noi chiediamo collaborazione e ci aiutino a risolvere i problemi di questa città a amministratori. La volta passata c'era il sindaco di Padova e il sindaco di Roncate, la prossima volta ci saranno domenica 28 febbraio, iniziativa Pier Giovanni Menti, dove verranno presentate le liste della coalizione, e anche in quell'occasione stiamo cercando di avere dei testimonial che vadano in questa direzione. Poi ci sarà la conclusione della campagna elettorale solo venerdì sera, 26 marzo, che è la giornata di chiusura. Approfitto anche per dire che mercoledì in Villa Comunale ci sarà Conciani. Anche questa è una novità. Cacciari non viene giù per fare un'iniziativa pubblica come tradizionalmente si intende. Cacciari viene giù per incontrare i candidati delle liste che sostengono il sindaco e fare una discussione informale, se volete anche, per aiutarci tutti noi ad cogliere quali sono i significati, gli impegni e gli obiettivi che ha un sindaco di fronte ai problemi di una città. Quindi questo è lo scopo con cui noi abbiamo tentato di costruire questa lista.